La Chiesa cattolica statunitense si stringe intorno a Boston e ai suoi abitanti, uomini di buona volontà colpiti al cuore da un'insensata violenza. Al fianco delle sue pecore è subito accorso il pastore, il cardinale O'Malley, tornato da Israele in poche ore. Proprio l'arcivescovo ha elogiato il coraggio e l'eroismo di quanti sono stati capaci di rispondere in pochi istanti a questi tragici eventi. In mezzo alle tenebre di questa tragedia e la preghiera del cardinale O'Malley, ci rivolgiamo alla luce di Gesù Cristo, luce che abbiamo visto nelle persone che immediatamente si sono date da fare per aiutare chi era nel bisogno. La solidarietà è dunque il comune denominatore di questa immensa tragedia americana. Alcuni esempi, molti podisti hanno dato il sangue, gli abitanti di Boston sono scesi in strada con l'acqua, il cibo e le coperte per i maratoneti. I ristoranti hanno messo fuori il cartello entrate e pagate solo se potete. In un momento così difficile non poteva mancare il conforto delle altre diocesi americane. New York, con il suo arcivescovo, il cardinal Timothy Dolan, ha invitato tutti a pregare per le anime dei caduti, la guarigione dei feriti, il ripristino della pace e ha aggiunto il porporato. La crescente cultura della violenza nel nostro mondo richiede un esame di coscienza da parte di tutti noi per vedere cosa possiamo fare personalmente per promuovere la pace e il rispetto per l'altro.